Ero con rete di Oriali all'inizio della ripresa, pronto Paolo Arcella. Sì, è stata una bella partita, giocata con grande determinazione da entrambe le squadre. Ha vinto l'Inter e non si può dire abbia rubato nulla, ma si deve riconoscere però che il Vicenza ha battutosi coraggiosamente nonostante la decimazione dei ranghi, un pareggio se lo sarebbe davvero meritato. Il primo tempo non ha offerto molte emozioni, la principale una parata di Bordon. Una parata un po' difficoltosa, la vedremo fra poco, ecco ora e la palla è a Cerilli che effettua un tiro cross sul quale interviene Bordon che va dentro la porta con i piedi appunto, come vedete, tenendo però forse la palla fuori. I sostenitori locali hanno gridato al gol ma l'arbitro non l'ha concesso. E questo è l'intervento di Galli su Altobelli con cui si è praticamente concluso il primo tempo. La ripresa si è aperta con una grossa occasione da gol per il Vicenza che è andato molto vicino alla segnatura come si vede, ma i difensori interisti si sono salvati un po' fortunosamente e l'offensiva interista si è risolta nel nulla. E anzi, proprio sul prosieguo dell'azione che nasce in questo momento, nasce il gol interista. Ecco l'affondo sulla sinistra. Ecco il giocatore dell'Inter appunto che avanza. Il passaggio al centro, l'appoggio per Oriali, il cui tiro raso terra finisce alla destra di Galli ed è gol, forse sorpreso. E al 12° l'Inter quasi raddoppia, ecco l'azione, ma Galli stavolta è bravissimo e i difensori lo aiutano a salvare la loro rete. Si scuote poi il Vicenza e si rovescia con rabbia all'attacco. Al 23° il pareggio sembra cosa fatta, ma la porta interista come si vede sembra stregata e l'azione si risolve nel nulla. Due minuti più tardi, azione quasi identica, ecco la rovesciata di Briaschi, altro palo, ma appunto il tiro finale di Rossi è sul fondo e nulla da fare per il Vicenza, il gol non viene. Viene al 41°. Ecco un'altra azione un po' convulsa e la palla che finisce in rete. I tifosi vicentini, i giocatori vicentini esultano, ma l'arbitro Michelotti lo annulla probabilmente per un fallo di Rossi sullo stesso Vini e la vittoria rimane all'Inter. A te la linea con questo, Valenti.